Ciao ragazzi, siete sul canale ND. L'editoriale politico ha pubblicato recentemente un articolo in cui ci ha dato qualche dettaglio in più, qualche particolare in più su quello che potrebbe essere la politica estera dell'amministrazione di Donald Trump qualora dovesse davvero diventare presidente degli Stati Uniti a novembre. Da questo articolo in realtà non abbiamo scoperto nulla di particolarmente nuovo, nulla di particolarmente sconvolgente. I punti, bene o male, sono quelli, ovvero l'Europa deve investire di più sulla propria sicurezza, deve pensare di più a se stessa, mentre gli USA si concentreranno sempre di più sui loro affari interni e sulla sicurezza nel Pacifico, ovvero sulla minaccia cinese che i consulenti di Donald Trump ritengono più importante rispetto a quella che proviene dal regime di Vladimir Putin, e chiaramente si può mettere d'accordo con le dittature, ci si può mettere d'accordo in qualche modo con Vladimir Putin in Ucraina, magari dandogli qualche territorio, magari garantendogli che né l'Ucraina né la Georgia non diventeranno mai membri dell'alleanza euroatlantica, in qualche modo ci si può mettere d'accordo con la Cina e in qualche modo ci si può mettere d'accordo anche con la Corea del Nord. Parlando a un convegno, addirittura Trump ha detto che quando sarà presidente lui, questi paesi, questi regimi non saranno nemici degli Stati Uniti. Ma in realtà questi punti sono ancora meno nuovi di quello che potremmo pensare a prima vista. Vorrei farvi un piccolo excursus storico. Vorrei tornare un attimo indietro nel tempo di circa una novantina d'anni. Allora, siamo negli anni 20, è appena finita la prima guerra mondiale e gli Stati Uniti, dopo questa grande e sanguinosa guerra in Europa, sono diventati la prima economia al mondo. Negli anni 20 e 30, infatti, a parte la parentesi della Grande Depressione, gli Stati Uniti vedono un boom economico mai visto prima e la scena politica del paese è dominata in maniera quasi totale dal Partito Repubblicano e chiaramente anche dai presidenti repubblicani come Harding, Coolidge e Hoover. In questi anni il paese subisce anche una forte deriva conservatrice e isolazionista. Protezione dell'economia tramite i dazi, valori della famiglia tradizionale e chiaramente l'intolleranza verso i migranti. Infatti, una legge approvata nel 1924 chiude quasi del tutto le frontiere e interrompe quasi completamente l'afflusso dei migranti verso gli Stati Uniti, soprattutto dai paesi non europei. Gli Stati Uniti non importa nulla della persecuzione degli ebrei, non gliene importa nulla dei campi di concentramento e non gliene importa nulla neanche di una lunga serie di invasioni e di spartizioni dei paesi sovrani che si susseguono in quei anni nell'Europa continentale. Ma così come a Benito Mussolini non sarebbero bastate la Libia e l'Etiopia, e così come ad Adolf Hitler non sarebbero bastate l'Austria e i Sudeti, al Giappone imperiale non sarebbero bastate la Corea, il Vietnam e la Manciuria. A un certo punto avrebbero voluto avere il dominio sull'intero Pacifico. E così arriviamo al 7 dicembre del 1941, quando l'aviazione imperiale giapponese attacca la base militare navale statunitense di Pearl Harbor, sconvolgendo letteralmente gli Stati Uniti e soprattutto svegliandoli da un torpore durato più di 2 decenni. Voi non vedete l'analogia tra oggi e quei anni là?
Ragazzi, scrivetelo nei commenti, ditemi la vostra. Io intanto vi ringrazio per i vostri like, anche per i vostri dislike, è sempre un punto di vista. Per i vostri commenti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, è cosa importantissima. E vi chiedo scusa eventualmente se non vi è piaciuto questo video perché è stato un po' particolare, non ho fatto la solita analisi dettagliata perché comunque sono tutte cose che si leggono tranquillamente sui giornali e che continuano anche a dire in televisione, per cui ho voluto solo, diciamo così, darvi uno spunto di riflessione in questo video. In ogni caso vi ringrazio per la vostra attenzione, se avete voglia e possibilità potete sostenere il canale anche con un super like, un piccolo contributo economico e alla prossima ragazzi, ciao!